Ora passiamo al secondo esperimento, quello delle oscillazioni della molla, detto anche metodo dinamico, mentre invece il primo esperimento era il metodo statico degli allungamenti statici. Prendiamo la stessa molla di prima, quella che aveva la costante elastica di 10 N al metro, che intuitivamente vuol dire che se noi allungassimo questa molla di un metro farebbe una forza elastica di richiamo di 10 N. Appenderemo a questa molla vari pesi, gli stessi pesi di prima dell'altro esperimento, di quello degli allungamenti statici, e per ciascun peso misureremo la durata delle oscillazioni e vedremo come il periodo, quindi la durata di un'oscillazione, varia con la massa appesa. Qua è riportato un esempio con una massa da 150 grammi, 25 il portapesi, 25 questo pesetto e poi 50 e 50 grammi. Vediamo la massa oscillare, la molla, e vediamo anche che la durata di un'oscillazione è abbastanza breve, quindi non converrà misurarne una sola di oscillazione, ma sarà meglio misurarne per esempio 10 e poi dividere l'intervallo di tempo trovato per 10. Tanto le oscillazioni si smorzano molto lentamente, quindi 10 oscillazioni producono uno smorzamento trascurabile. Questo perché gli attriti sono molto molto ridotti, quindi 10 oscillazioni sono praticamente tutte identiche.